siete completamente fuori di testa! Ah, il figlio al prodigo è tornato! Avete quasi distrutto tutta Manhattan! Aspetta, Santarellino, mentre il mondo andava a rotoli, tu dov'eri? A fare pace con i miei fallimenti, non ad aggiungerne altri. D'accordo, d'accordo, facciamo un bel respiro. Volevamo fermare l'esperienza IM, mostrare al mondo i piani di Tarton. Questi suoi adattoidi, loro ottengono i poteri torturando gli inumani catturati. Li espongono a dosi quasi letali di Terrigen Scuro. E questa è solo la prima fase. Il caro Giorgi si prepara per una guerra. E quel che è peggio è che Kamala è riuscita a trovare delle prove su ciò che è successo a Steve. Ciao. Un eroe dovrà pure iniziare, no? Tu ti ricordi di me? Sì. Mostrami questo video. Jarvis. Hai finito? Ho risolto la cifratura, quindi c'è altro da vedere. George! Dobbiamo spegnere il reattore! Ci attira verso quella fonte di calore! Ho provato, ma non riesco a disinserire il cristallo! E allora va. Sigilla la porta. Cosa? George, va! No. Non è possibile. Va al ponte di comando! Cosa? Vattene! Subito! No, 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 Cap, che stai facendo? No, no, no! Che stai facendo? Smettila. Aspetta! No. Ha distrutto il reattore. Avrà avuto un motivo. Per quale motivo? Centinaia di persone sono state infettate, altri sono morti. Cerca di calmarti. Vedi di assumerti le tue responsabilità, Tony. Ecco il Bruce che conosco. Forza, sentiamo che cosa hai da dire. Non è il momento. Invece sì, Nat. Sai, ad Acri Dorati che aspettava di farlo, vero? Vero? È colpa nostra. Di tutti noi. Come fai a non capirlo? Quello che capisco è che credi davvero alle cazzate che hai detto all'udienza. Io credo che siamo pericolosi. Pensi che il mondo starebbe meglio senza di noi? Certo. Me ne vado. Non siete cambiati affatto. Guarda. Non può essere guarita. Non può essere curata. Ho fatto degli esperimenti, ho controllato il suo DNA una, due, mille volte. Tu e io abbiamo creato la perfetta malattia. No, no! Io faccio il mio lavoro. Io faccio scelte difficili. Zitto! Io sto dalla parte di chi mi ha reso quello che sono. Io ti avverto. Ti faccio arrabbiare. È sempre stato il tuo problema, fuggire da te stesso. Da quello che sei. Forse è per questo che Monica ti ha usato. Sono proprio d'accordo con te, bestione. Quel banner è un codardo. Ehi, non farlo! È esattamente quello che vuole Tarton. Stavolta stanne fuori, ragazzina. No, no, no! Stai invecchiando? O ti stai tramolendo? Sono stanco di essere un sacco romano. È la fine, quindi. Sono sola. Non proprio, signorina Khan. Jarvis, immagino tu possa tenere in volo la nave. Per un po' di tempo, sì. È un sollievo. Senza prove non abbiamo speranze. Ma non posso arrendermi. Non può finire così. Non posso credere di essere qui da sola. Sono Phil Sheldon, in diretta da Manhattan.
Ciò a cui abbiamo assistito stasera è qualcosa che la nostra nazione ha temuto per gli ultimi 5 anni. Persino gli agenti SHIELD se ne sono andati. Forse temevano che Hulk distruggesse tutto. È stata evitata una tragedia della portata di quella dell'Heyday. Se non fosse stato per la veloce risposta delle sue forze di difesa, la Chimera si sarebbe schiantata su Manhattan, infliggendo danni incalcolabili alla città del... Jarvis, c'è una registrazione dell'interrogatorio di Monica da parte di Bruce. Ma certo, signorina. Può accedervi nella stanza di osservazione. Se posso permettermi, signorina Khan, che cosa spera di trovare in quelle registrazioni? Non lo so, ma devo provarci. Forse si è lasciata sfuggire qualcosa. Il vero nemico è l'AIM. Vorrei che Bruce e Tony potessero capirlo. Senza offesa, Jarvis, ma vorrei che ci fosse un'altra persona a bordo. Nessuna offesa, signorina Khan. Ok. Filmato dell'interrogatorio. Ci sarà un indizio qui. Fammi indovinare. Hai in mente una grande rivelazione per la presentazione degli adattoidi. Forza, Monica, dammi un indizio. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Lanceremo gli adattoidi, Bruce. Per salvare il mondo occorrono sacrifici. No, oh, è tutto inutile. Vorrei solo parlare con mio padre. Chiamo Yusuf Khan. No, Jarvis, non intendevo. Pronto? Beta, sei tu? Oh, Kamala, se mi senti, sappi che mi manchi. Non sono arrabbiato, voglio solo che torni a casa. Mi dispiace. Non dovevo dirti di nascondere i tuoi poteri. Sarai spaventata e forse insicura. Però la cosa più importante è che tu rimanga sempre fedele a te stessa. Ti voglio bene. Io più di te. Lanceremo gli adattoidi. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Setaccia il pianeta. Non troverai... Setaccia il pianeta. Setaccia il pianeta. Sì, ma certo, il satellite. Il satellite. Avengers, se ci siete, forse ho trovato un indizio. So che ho fatto un casino. Volevo incolpare la IM per ciò che mi è successo alle idee e non vedevo altro. Ma K avrà avuto le sue ragioni per fare quello che ha fatto, io lo so. La gente crede negli Avengers. Non per via dei vostri poteri incredibili, ma perché non importa quanto le cose si mettano male. Non importa quanto siate in disaccordo, voi siete sempre uniti. Non lo capite? Le vostre differenze sono il potere più grande.
ero solo una stramba ragazzina del Jersey senza amici. Ma voi mi avete visto per ciò che sono davvero. Mi avete accettata. C'è ancora qualcuno che vuole fare del male al mondo, ma noi possiamo fermarlo. Il bene non è parte di te. È qualcosa che fai. Scusami. Non avrei dovuto dire... Ho capito. Altitudine, occhi secchi. Senti, non sono bravo. Mi dispiace, quindi... Anche a me. Bene, sì. Allora, hai trovato un indizio? Sì, nell'interrogatorio. Ascoltate. Setaccia il pianeta. Non troverai mai il laboratorio. Ok. Il laboratorio non è sul pianeta. Non riesco a seguirti. Ok, quando mi hanno catturato, Monica e Tarleton hanno litigato. Tarleton è uscito dalla stanza e Monica ha visualizzato le coordinate di un satellite chiamato Ambrosia. Ambrosia? Era un progetto di ricerca biomedica dello SHIELD. L'IM deve averne preso il controllo. Sarebbe un buon posto per nascondere le prove degli esperimenti sugli inumani, no? Se volessi studiare gli inumani a livello cellulare per farlo, l'assenza di gravità sarebbe perfetta. Bel lavoro. Ok, quindi sappiamo dove andare. Ci serve solo un modo per arrivarci. Il progetto Starburst, signore? Se ricordo bene, l'ha abbandonato perché non riusciva a generare abbastanza accelerazione con il... Sì, sì, non c'è bisogno di annoiare tutti coi dettagli. È stato prima che potessi accedere al signor rimpiccioritore. Jarvis, chiama Pim. È l'unico che può aiutarci. Dobbiamo trovare un modo per arrivare al laboratorio spaziale.